Cari amiche e amici di Apulia Web TV, ben ritrovati in questa nuova puntata di Apulia post scuola: come si diventano musicisti? Chi ha connotazione a di a approcciarsi al mondo della musica, chi ha la vena artistica, se non nel, nel DNA? per familiarità o perché comunque gli è, eh, questa peculiarità gli è nata nel, nel proprio eh, percorso di vita, si diventa musicisti anche, anche bisogna dirlo, perché eh, il sistema scolastico italiano permette, perché ha questa appunto connotazione, questa preferenza, di poter approcciare, abbiamo visto, ci siamo fatto un piccolo collegamento ci siamo, ehm, Interfacciati con la scuola media, in quel caso Nardini Bosco di Ostuni, la scuola media con indirizzo musicale abbiamo visto un attimino eh, come si è, può, può scegliere appunto l'indirizzo musicale. Eh come viene la selezione poi per quello che è lo strumento musicale eh, per cui si ha maggior peculiarità o si è maggiormente portati. Abbiamo visto, eh, questo eh, ce ne ha dato eh, contezza anche il, i dirigenti e i docenti del Liceo Archita eh, di, di Taranto, Liceo Musicale Archita di Taranto, eh, ci hanno dato contezza di... Quanto lo studio della musica in realtà dà quel quid in più, eh, ragazzi, da quella spinta eh, pedagogica, quella spinta metodologica anche nello studio di tutte le altre discipline. Oggi, per completare questo percorso, non che sia propriamente conseguenziale, ehm, perché si può cedere a. Al conservatorio, appunto, dove oggi ci approcciamo, eh, ci siamo eh, collegati con il conservatorio Tito Schipa di Lecce. Vediamo, inquadrato con noi, il, il direttore, il professor Giuseppe spedicati Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a voi. Appunto, il Tito Schipa di Lecce, un conservatorio di ormai eh, lunga datazione, nasce se non erro, nel 1933 all'allora liceo di Tito Schipa. Eh, siamo vicini agli oltre. Non sono bravissimi in matematica, ma agli oltre 80 anni di, di vita, vero direttore? Abbiamo oltre 80 anni di vita, è nato negli anni 30 proprio per volontà di Tito Schipa, ci chiamiamo eh, intitolato a Tito Schipa perché è lui che l'ha voluto l'ha voluto anche con uno sforzo economico personale. I primi soldi eh, per la costruzione del, della sede storica dell'allora dell liceo musicale è stata costruita per volontà e con il contributo economico di Tito Schipa. E per fortuna, per è una questa volontà. Storia, assolutamente il Tito Schipa eh, è ridondante in quello che è il contesto musicale italiano e anche europeo. Mi sentirei di dire: eh, eh, tanti artisti sono stati formati da voi, tanti ne state formando e tanti eh, ne, ne formerete. Vedo che comunque il Tito Schipa ha una bella offerta. Formativa. Mi sono son fermo prima di, di introdurci un attimino su quella che è l'offerta formativa Teto eh, Mi è saltato l'occhio sull'Erasmus, sull sul progetto Erasmus. Mm, giusto un accennino, mi è saltato l'occhio perché, direttore, dopo questo anno di pandemia, di questa chiusura, vedere che c'è un bando per far. Per far uscire, per questo scambio internazionale dei docenti e dei neodiplomati, quanto ho capito, finalmente uscire dai confini, finalmente reinterfacciarsi con il resto del mondo, è veramente bellissimo. Sembra che stiamo trovando la famosa luce in fondo al tunnel. Come è bellissima è la frase che leggo, il mio nuovo in inglese perfetto, Exchange isn't a year in your life, it's a life in a year, ovvero lo scambio non è un anno nella tua vita, ma è la vita in un anno. Ed è assolutamente una frase bellissima ed è bellissimo, ripeto, che finalmente si riparta. In tutto ciò, oltre che l'offerta formativa, anche negli interscambi culturali con il resto del mondo. Eh, tolta questa parentesi, ritorno su quella che è l'offerta formativa del liceo. Io eh, mi soffermavo, eh, direttore. Fatto che abbiamo fatto un percorso per come eh, chi è avvezzo alla musica, o meglio vuole intraprendere eh, quello che è lo studio di uno strumento, lo studio della musica. Eh, parlavo un eh, po' eh, grazie al sistema scolastico italiano. Partire già le scuole medie sono le scuole medie musicali che molto più soventemente di prima eh, stanno, si stanno attrezzando anche di non solo del classico strumento chitarra e pianoforte, ma eh, si stanno moltiplicando per fortuna anche altri strumenti. Quali il violino, anche la, la fisarmonica, il flauto, la tromba, insomma l'offerta formativa anche musicale sta eh, crescendo. Eh, siamo, abbiamo fatto un salto anche a un liceo musicale. Entrambi eh, ci hanno, eh, i dirigenti e, e i, i docenti ci hanno confermato, come dicevo nell'anteprima, eh, che chi studia musica ha un quid in più, ha una forza in più, sia metodologicamente per quanto riguarda lo studio non solo la musica ma anche del resto e, e sicuramente è una forza in più anche per quello che poi è l'affrontare la, la vita ora ovviamente introducevo per arrivare al conservatorio lei mi confessa non è necessario aver percorso per, per forza la scuola musicale eh, o meglio le scuole medie musicali e l'uice musicale giusto sì, è giusto, però mi permetta un attimo di tornare sul suo discorso iniziale su Erasmus perché mi preme e voglio fare una precisazione. Assolutamente. Innanzitutto occorre dire che la frase dell'agenzia non è del Consolato di Lecce, è proprio il programma Erasmus di quest'anno. Però eh, Erasmus non ha mai chiuso, il progetto Erasmus non ha mai chiuso. Eh, alcune nazioni eh, hanno, hanno continuato ad accettare la possibilità, eh, com, sempre secondo le norme anti-COVID dei, dei paesi eh, ospitanti, come l'Italia, che è voluto venire dall'estero a fare un Erasmus in Italia era tranquillamente libero di farlo, bastava attenersi alle norme anti-COVID. Eh, Ma il Codoro di Lecce, per esempio, ha avuto. Ben, ben sei temerari che nonostante la situazione pandemica ha fatto la sua esperienza Erasmus all'estero. Certo, eh, la diminuzione l'abbiamo vista, sentita e, e accusata tutti, ma in realtà Erasmus è proseguito nel, nel suo cammino anche durante okay. l'anno di pandemia. Quindi eh, è limitato proprio a dirlo. Proseguite. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì, no. non ha mai smesso, non ha mai smesso, ah, eh, è soltanto come dire, la, la paura eh, normale che ha, ha frenato il, uh, il voler uh, non poter approfittare di questa esperienza oppure semplicemente perché non c'era più un collegamento aereo per, uh, per alcuni eh, tipi di come. Di nazioni. Come noi, per esempio, eh, abbiamo continuato ad avere i nostri scambi con l'estero con la nostra comunità cinese, che non è stata folta come lo è sempre di solito, ma un gruppetto di studenti cinesi sono, sono riusciti a raggiungere lecce e a rimanerci per tutto l'anno eh, fino alla fine de degli studi. In maniera limitata eh, comunque... però ha proseguito, perfetto. Sì, 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 okay. il limite è dovuto alla situazione ma non, è mai, non si è mai smesso nel processo di, di internalizzazione dell'offerta dell formativa dei conservatori di tutto il sistema AFAM e credo anche di tutto il sistema universitario eh, italiano e europeo per quanto riguarda la sua domanda sì, è, è vero non è necessario seguire la filiera eh, scuola media indirizzo musicale, liceo musicale, conservatorio. Certo, nell'intenzione di chi ha progettato questo percorso eh, ha creduto che potesse, come dire, eh, dare vita a un tipo di formazione eh, graduale e secondo quelle che sono i, le specifiche competenze di ogni istituzione fino all'istruzione all professi, professionalizzante del conservatorio eh, che potesse essere più arricchente per, per lo studente ma in realtà non lo era prima e, man, e non lo è adesso sono delle statistiche e dei numeri eh, che parlano molto chiaramente. Eh, la percentuale di persone che entrano in conservatorio per studiare, provenienti dall'intero percorso: Scuola media indirizzo musicale e liceo è molto bassa. È un po' più alta, eh, scuola media indirizzo musicale direttamente conservatorio. Eh, la maggior parte de, de, dell'utenza del conservatorio ci viene da un'iscrizione fin, da, fin dalla più piccola età eh, in, uh, direttamente nei conservatori. Il conservatorio ha la possibilità, eh, di, e io parlo in generale, eh, non parlo il conservatorio di Lecce, il conservatorio di Lecce ha ha applicato tutte le sue tutte le varie i vari percorsi musicali che possiamo eh, che la, la legge ci ci consente come tanti altri conservatori noi prendiamo da piccoli per per formarli con la cosiddetta formazione preaccademica di base da molto piccoli, di elementare e prima media, per poi passare a quello che è il vero percorso accademico di un conservatorio, un 3 più 2 eh, come un normale corso universitario. Però ripeto, la, ancora la, la stragrande maggioranza dell'utenza, diciamo il 70%, eh, ci viene dal voler iniziare un percorso in conservatori da fin da piccoli. Eh, un po', diciamo il restante 30% sono un 20%, 20-25% eh, di, di studenti che arrivano da percorsi iniziati nella scuola media indirizzo musicale per poi una percentuale molto bassa da, dai licei musicali forse perché sono ancora giovani e quindi devono eh, ci sono dei licei musicali per esempio nella mia zona l'Eccese che è il primo ciclo di studi è finito appena l'anno scorso perché non c'è stato nemmeno L'occasione di poter verificare in tutto il percorso musicale di un liceo musicale tutto il percorso di studi di un liceo musicale. Comunque, i conservatori sono Effettivamente attrezzati alla formazione musicale di base fino alla formazione musicale professionalizzante e accademica per il rilascio dei titoli di studio eh, equiparati a, a laurea di primo e di secondo livello. Quindi chi sceglie o chi si è portato o chi è, ce l'ha nel DNA e voglio intervenire per di studio e di là della proprietà comunque può accedere direttamente anche al conservatorio. Mi oh, soffermavo a vedere... Sì, ovviamente c'è una selezione voi... in tutto questo, ovviamente mh, che poi c'è cioè, chi ha la presunzione di essere portato, magari mh, a, a solo, non ha quel famoso orecchio musicale, per immagine voi valutiate anche <ride> questo. no? La non è solo l'orecchio musicale non è solo l'orecchio musicale che si parla perché a volte l'orecchio musicale può essere non educato a essere un orecchio musicale ma poi in realtà si verificano eh, situazioni che dopo un periodo di studi e di educazione a certi percorsi l'orecchio musicale diventa, e certo è un'istituzione a numero chiuso bisogna eh, contingentare eh, gli ingressi per cui riserviamo persone di ingressi a, ai corsi preaccademici di base, ai nuovi corsi propedeutici che sono stati istituiti recentemente appena un, pa un paio di anni fa, da, dal Ministero dell'Università affinché vengano valorizzati e, e i cosiddetti talenti precoci, così come che tecnicamente vengono proprio citati, possano iniziare un percorso musicale direttamente in conservatorio anticipando i tempi di un percorso accademico che per legge richiede la, aver conseguito un una maturità di qualsiasi genere. Il Conservatorio eh, si accede ai percorsi accademici anche con percorsi musicali paralleli, privati, eh, attraverso lo studio in scuole. Il Conservatorio di Lecce, per esempio, ha un, tutta una serie di scuole private, convenzionate, che tra la provincia di Lecce e di Brindisi non dimentichiamo che il Conservatorio di Lecce è anche è una. Una sede staccata a no? Sì, una sua sede staccata a Cemi Messapica, per cui copriamo un territorio abbastanza vasto di, di utenza. Fra le due sedi, noi abbiamo un, un, una popolazione scolastica fra accademica e preaccademica di quasi mille, mille studenti. Eh, e cento, quasi 170 studenti più di 170, 175, 180 docenti per cui una popolazione molto eh, ampia Avete dei numeri abbastanza notevoli. Proprio parlando di, di numeri, ehm, ovviamente la pandemia in questo anno non possiamo esimerci da poter... Eh, eh, di, da parlarne perché ha un attimino accelerato quello che è un processo di organizzazione multimediale di tutto il sistema scolastico italiano. Nel caso del conservatorio, anzi nel caso del di quella che è la vostra didattica che a, a, a parte quella teorica ovviamente ci deve essere un'interazione eh, alluno eh, eh, maestro come avete risolto avete applicato la didattica a distanza anche voi avete a, aperto dei laboratori in presenza comunque in maniera limitata come vi siete organizzati in questo anno di, di limitazione de, dei movimenti comunque di pandemia allora diciamo che come conservatori italiani Abbiamo avuto la fortuna eh, di essere come dire, guidati. Da un ministero che non era quello dell'istruzione, ma quello dell'università che le, aveva regole meno rigide e quindi i, la normativa ci, ci ha permesso semplicemente per quanto riguarda la didattica a distanza per le cosiddette lezioni di prassi esecutiva, cioè quella lezione eh, sullo strumento frontale. proprio, quella frontale. Ecco, di, di farla soltanto per quel periodo della prima fase pandemica, diciamo dalla metà di marzo fino alla fine di maggio, tutto sommato ci siamo dovuti inventare in quel periodo, per quei pochi mesi, eh, un nuovo modo di fare didattica. Ci siamo. Attrezzati, ma poi è finita lì. Noi dal 3 giugno dell'anno scorso, per quanto riguarda la didattica, dove è prevista qualsiasi pratica performativa, quindi suonare eh, con, le dovuti, con i dovuti accorgimenti e seguendo tutte le norme che il, il responsabile della sicurezza interna e la normativa eh, ci dava, noi abbiamo Continuiamo a fare didattica dal 3 giugno. Fino ad oggi, didattica in presenza. Per cui, la didattica a distanza è soltanto per i corsi i cosiddetti collettivi, eh, per evitare situazioni di, di disagio e, di, e problematiche nel far confluire grossi Ovviamente. numeri di studenti. All'interno e direi che ci siamo riusciti benissimo Abbiamo per le lezioni ecco questo per le lezioni poi leggevo voi avete eh, quattro orchestre di cui quella di Fiat è una ecco, delle punte, vostre punte di problema, eccellenza ecco della Infatti la mia domanda era quella, sicuramente nella didattica vi siete eh, ben difesi, diciamo, ehm, gioco forza anche l'ordinamento da cui venite, quello del, dell'Università della Ricerca, che eh, mi sento di dire nel, per il comparto AFAN negli anni c'è un'apertura maggiore rispetto a, sì. al passato, almeno da questo a punto iniziare, di vista. Bisogna dirlo chiaramente, l'attuale la, ministra è molto attenta al, al sistema AFAN, ma anche perché lei... Proviene da, da un. No, non credo sia un passato, penso che sia ancora. Non so se ha dovuto smettere per via del, dell'incarico, ma lei è presidente, o almeno le è stata fino a qualche settimana fa, presidente del Consiglio di Amministrazione di una grossa orchestra sinfonica italiana. Per cui conosce bene Quindi, il sistema conosce Il settore conosce eh, esatto. ecco. e, le peculiarità. È Benito, ottimo è stato molto attento. E per la prima volta eh, in decenni, cioè, credo non sia mai successo, eh, nella legge finanziaria c'è tutto un articolato per la crescita eh, del, del sistema di istruzione AFAM, accademie e conservatori. E questo non può essere che ottimo, almeno meno che tutto il comparto AFAM. Quello me ne accorgo anche eh, nell'associazione di cui faccio parte, eh, quando si compilano le domande dei docenti, eh, di solito nelle domande. Ci sono le domande per i docenti e domande per i musicisti. Cioè se, certo. È come se fosse proprio un una, una, una scuola a parte, in realtà è così. Ci sono tante peculiarità ben differenti. Ce ne siamo accorti soprattutto tipo nelle GPS, eh, le GPS che hanno rimesso in gioco un attimino tutto ehm, nel praticamente, eh, rielaborare, reinserire tutti i dati che ogni docente, anche eh, docenti di musica o di strumento, hanno avuto. Reinserire i, tutti i loro eh, le, i trascorsi tra cui le centinaia di migliaia di titoli accademici, titoli eh, preferenziali, eh, titoli eh, acquisiti durante la carriera da musicisti, ovviamente ed è stato un problema perché alcuni non erano riconosciuti, alcuni erano riconosciuti, bisognava seguire delle tabelle. È stato un problemino. Comunque, eh, ben venga che c'è un'apertura sul fuoco no? sì. che ha creato esatto, 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 non, non i problemi. Eh, guardi, non me lo dica, abbiamo fatto delle nottate per compilare le domande eh GPS per i docenti che seguiamo. E c'erano ancora, forse stiamo facendo delle verifiche, ci arrivano eh, richieste di chiarimenti se quel titolo era stato finanziato dal FUSSO, ma il eh, conservatorio non è finanziato dal FUSSO, il, fu il conservatorio è un'istituzione accademica che fa anche produzione artistica, ma i finanziamenti della produzione artistica non arrivano dal FUSSO, ma sempre dal Ministero dell'Università. Oh, benvenga, benvenga, si, si si, se, se ne parli, è ottimo che comunque c'è un'apertura da parte del, dei dirigenti e in questo caso del, del Ministro. E tornando alla domanda principale, eh, la didattica, ok, eh, siete riusciti a somministrarla e eh, vi siete difesi nonostante il Covid ha messo a dura prova tutto il sistema eh, di somministrazione della stessa. Per quanto invece eh, riguarda appunto le eh, orchestre, la vostra musica d'insieme, in questo mi, mi sento dire c'è stato uno stop da parte vostra, è stato un po' più difficile poter eh, eh, diciamo far allenare, mi consente il termine, le, le vostre quattro. Orchestre cui quella di Fiati, che mi sento di dire che è quella della vostra punta di diamante, a quanto ho capito. No, 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 è una delle quattro orchestre che danno lustro a questa, in egual misura, a, a questa istituzione. Allora, diciamo che per quanto riguarda la didattica, da quel punto di vista, abbiamo avuto dei problemi. Che abbiamo risolto semplicemente applicando le norme, reinventandoci anche la didattica in quel settore. Per esempio, nella musica da camera, eh, abbiamo contingentato quello che era il numero dei, dei studenti che potevano partecipare, e quindi rivedere il repertorio che non andava oltre il quartetto, per esempio, o al massimo il quintetto. Le orchestre eh, hanno potuto studiare semplicemente. Per piccole sezioni di strumenti, ma un'orchestra intera è da un po' di tempo. Chi ne ha risentito proprio è la produzione, come tutta l'attività musicale che da un anno e passa eh, era completamente ferma. E I nostri gruppi da camera, la, nost no la nostra produzione artistica che aveva numeri consistenti, eh, eh, noi fino all'inizio pandemia viaggiavamo sui 65-70 concerti annuali, che sono grossi numeri per, per quanto riguarda la produzione artistica. Noi eh, dal 31 luglio, eh, la data in cui abbiamo fatto il nostro ultimo concerto, non, si, non suona. Non suona nessun gruppo musicale, nessun studente, nessun gruppo gito, eh, musicale del conservatorio formato da docenti. Eh, mh, niente. Questo ci eh, ha completamente bloccati e porta anche a un po' di sfiducia perché fare produzione artistica è motivo di mettere in pratica sul campo da parte dei nostri studenti quello che si è imparato nelle, nelle aule e anche l'opportunità di fare musica dal vivo insieme ai propri docenti e quindi è un'ulteriore crescita. Che, che loro hanno, un'oltrerore occasione di, di accrescimento culturale, musicale per loro. Ed ecco, però, lì vediamo in fondo la luce in fondo al tunnel, come ha detto lei prima, l'otto di... Di giugno eh, riprenderemo a suonare con, uno, con un concerto della nostra orchestra d'acchi, eh, che farà uno, un concerto eh, dal vivo con il pubblico, eh, credo uno dei primi anche eh, a Lecce. E dopodiché riproporremo proporremo tutto quello che potremo in collaborazione con le istituzioni e gli enti locali salentini. Tra la provincia di Lecce e Brindisi, tutto ciò che sarà possibile proporre con la musica da Luna. Per cui Finalmente, veramente sper speriamo che era, la luce in fondo a Tundra. Assolutamente, noi abbiamo avuto modo anche di intervistare qualche artista tra cui alcuni formati da voi negli anni. Eh, sì, il settore artistico ha subito un bel crollo, non indifferente. Eh, molti artisti comunque la, dal, vedendolo dal bicchiere mezzo pieno, eh, dicono: che okay, questo anno mi è servito per fare un'introspezione, eh, per migliorarmi, per correggere, per studiare. e eh, Io sono convinto. Eh, 8 giugno colgo anche l'occasione per autoinvitarmi sicuramente sarò presente sono convinto che tutto il comparto musicale tutto il comparto dell'arte appena ci sarà l'apertura esploderà in una festa magnifica finalmente ci si tornerà sui palchi a, a magnificare gli ascoltatori il pubblico de, delle meravigliose note che siete capaci di, 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 di far uscire dai vostri strumenti mi consenta Direttore, maestro, io sono veramente contento di questa chiacchierata. Siamo ahimè arrivati al termine di questa piacevole chiacchierata. Ci sarà sicuramente, magari ci aggiorniamo, ci aggiorniamo quando finalmente questo tunnel ci saremo dentro e la luce ci illuminerà di immenso e potremo far musica e, e perché no, magari eh, possiamo venire con la, la nostra regia, la registrazione anche in presenza al vostro conservatorio eh, una, la chiacchierata a farla direttamente dal vivo. La ringrazio ancora dalla partecipazione, le auguro una grazie buona serata e, un, e a presto Grazie, buona serata, grazie. grazie buona serata, si salve Cari amici, grazie di averci seguito, vi lasciamo con una piccola sorpresina, un video di presentazione che il Conservatorio Tito Schippa di Lecce ci ha fornito e una buona visione. Alla prossima, arrivederci.